Ben ritrovati a tutti amici di Passion for Motorsport, noi siamo carichissimi per affrontare questa puntata. Eh beh, oggi si parlerà sia di due che di quattro ruote. Spazieremo dai track day by Alfa alla MotoGP e poi tanto altro. Per far tutto ciò ho bisogno di una fida navigatrice. Oggi con me Alessia Campana. Ciao Alessia! Buonasera a tutti. Allora, sei carica per questa puntata? Carichissima. Bene, questa sera vi parleremo innanzitutto dei Monza Track Day, che domenica 18 marzo hanno visto l'affluenza di tante, tante Alfa. Con le condizioni meteo avverse delle ultime settimane, quella domenicale è stata una grandissima occasione colta dall'organizzazione Brianzola per accogliere tantissimi appassionati, tra cui anche un club molto speciale, quello degli Alfisti. Esatto, io a tal proposito, cara Alessia, andrei subito a lanciare queste interviste realizzate proprio ai responsabili di alcuni dei club Alfa che pensa arrivavano da tutta Italia. Ascoltiamoli. Allora, Alfa Romeo Track Day è una tradizione che si sta prorogando negli anni. Quest'anno ci sono 16 club partecipanti da tutta Italia e anche dall'estero, perché abbiamo un club che arriva anche dalla Svizzera. Volevamo battere le 300 macchine, 282 le abbiamo fatte l'anno scorso, quest'anno purtroppo il tempo è un po' contro, però vedo che ci sono tanti ragazzi che hanno sfidato le intemperie e sono qui perché è un raduno importante per l'Alfa Romeo. Beh, Monza è l'appuntamento track day della pista per eccellenza, si parte con la stagione, in questo caso la stagione 2018, Monza sa da fare, un grande classico italiano, l'ultimo tempo della velocità. Poi quest'anno abbiamo anche Alfa Romeo ritorno nel campionato in Formula 1, quindi penso mai occasione più azzeccata per esserci. La presentazione così bella dell'amico Rodolfo, è difficile poter dire tante altre cose in più, ma la cosa che vorrei sottolineare davvero oggi come importantissima, l'amicizia e la coesione tra tutti i club che si sono dati molto da fare, un grandissimo impegno per essere qua, gente che è da Roma, arrivata da Roma, da Milano, dall'Emilia, dalla Toscana, tantissima movimentazione, nonostante una giornata come oggi che purtroppo si sapeva non essere bella, non è stata una sorpresa, ne eravamo consapevoli, siamo qua che ha dormito un'ora, due ore, chi ha fatto la notte prima il viaggio, tutte bellissime cose. Sono molto carica, sono molto gasata e il tempo ci sta dando una mano e quindi tutto procede bene al momento. E girare a Monza, al momento giro da passeggera perché da pilota no, però mi piacerebbe. E un'altra cosa che mi piacerebbe sarebbe vedere più ragazze, vedere anche altre ragazze che girino con le proprie macchine, che partecipino, perché sono momenti di aggregazione, di amicizia dove si può... È nato nel 2012, speriamo oggi di poter passare tutti insieme la giornata in compagnia e di divertirci nonostante la pioggia. Prudenza soprattutto, e ringraziamo sicuramente Monza per la disponibilità e tutti i vari club, e ringrazio il mio staff per l'aiuto che stiamo dando. Green Cloverleaf Roma. Siamo ragazzi Roma e L'Aquila. Abbiamo fatto questa bellissima traversata, anche se il tempo è quello che è, però l'importante è sempre la passione che ci mettiamo negli eventi. In fin dei conti, rispondere alla chiamata di un evento tale qua a Monza è sempre bello. Comunque tanti ragazzi, nonostante il tempo, ci seguono. L'obiettivo di quest'anno era, come l'anno scorso, raggruppare gli appassionati al Romeo, ai multiclub, portarli in pista, passare una giornata in compagnia, divertirci, naturalmente in sicurezza, e trascorrere appunto questa giornata tutti insieme. Beh, Alessia, hai sentito quanta passione? Ma assurdo, guarda. Veramente, poi c'è da dire che i possessori di Alfa sono veramente dei super appassionati, forse i più grandi che io abbia mai conosciuto. Lasciamo per un attimo i responsabili dei club Alfa e io ora mi catapulterei a sentire chi ha animato poi i quasi 6 km del tracciato Brianzolo, ossia i driver che sono arrivati con la propria Alfa e hanno girato all'interno del Tempio della Velocità. Una bella macchina, e sono fiero di questo marchio, mi trovo veramente bene e soprattutto mi piace perché è made in Italy, mi fa sentire italiano dentro. Allora, pronto ad entrare in pista? Certo, sempre. Con che mezzo entri? Una GTV Cup del 95. Messa
quasi una gruppo N, ma è ancora targata, quindi una via di mezzo. Okay. Buon divertimento. Grazie anche a voi. Ciao ciao. Sì, sì, per una nuova esperienza. Monza è già girato? No, la prima volta quest'anno. Pronto con la Scari, parabolica, variante. Esatto, esatto. Prima qualche giro tranquillo per prendere confidenza, poi si dà giù di gas. Sì, super carico e non vedo l'ora di girare. Sei girato a Monza? Sì, un paio di volte. Sì, è sempre bello. Sì, sì, sempre bello. Alfa Romeo 4C, andata bene, la pista si sta asciugando, per cui diventa anche un po' più divertente, però massima prudenza oggi perché è un attimo girarla. Ci divertiamo, io faccio la parte del vecchietto. Il mezzo è fantastico. Comunque le giovani devono correre perché la vecchietta... Regge. Ok, buon divertimento. Grazie anche a voi. Ciao. Riccardo, forse non lo sai, ma per tutti gli amanti della Casa del Biscione c'è una notizia davvero sensazionale. Con l'Alfa Romeo Giulietta TCR correrà nel Mondiale Turismo Fabrizio Giovanardi, storico pilota del costruttore italiano, che grazie a Romeo Ferrari tornerà in azione in questo 2018. Alessia, questa sicuramente sarà una notizia fantastica per gli appassionati della Casa del Biscione, ma non solamente per loro, ma per tutti gli appassionati del mondo del motorsport. Devi sapere, cara Alessia, come stiamo vedendo ora da queste immagini, che in quel di Monza, nella pausa pranzo, c'è stata una fantastica parata che ha visto tutte le Alfa schierarsi, ecco così, insieme nel tracciato appunto della Formula 1, hanno percorso un giro tutti insieme, è stato veramente emozionante. Ma Riccardo, so tra l'altro che in occasione di questo track day c'è stata una premiazione davvero molto speciale sul podio di Monza. Sì Alessia, pensa che il podio di Monza è il primo in assoluto nel suo genere ad essere sopraelevato sul circuito, un tratto distintivo davvero unico, quello della pista Brianzola. Sono infatti storici i selfie dei ferraristi Fernando Alonso e Sebastian Vettel col mitico cuore rosso alle spalle. Bello secondo me aver dato la possibilità anche a questi piloti del track day di vivere questa emozione. Riccardo, quali saranno le prossime date dei track days di Monza? Ecco, purtroppo ce n'è solo una, che sarà il giorno di Pasquetta, ossia il 2 di aprile. Tra l'altro la stagione è andata benissimo, a parte un po' che ha fatto i capricci, ma poter accogliere all'interno del circuito Brianzolo di Monza delle vetture stradali, dando la possibilità a tutti di entrare in pista è veramente fantastico. Da anni che questo progetto va veramente a gonfie vele. Beh, è stato un bel blocco, abbiamo parlato di track day, abbiamo parlato di alfisti e tra poco però entreremo nel vivo della MotoGP. Sei pronta? Prontissima. A tra poco.